Equilibrio tra i patrimoni. Questi processi venivano, e questo non c'è bisogno che lo dico io, venivano celebrati in un contesto ambientale che, diciamo, non solo ad Agrigento, ma devo dire anche in tutti i tribunali del sud o nella parte meridionale dell'isola. Per capire, vado da un'altra parte. Per capire il contesto ambientale, racconto un episodio che mi è venuto in mente. E allora, qualche anno fa ad Agrigento, quindi il contesto ambientale era quello di Rosario, ma anche oggi non credo che sia cambiato molto. In un classico processo di estorsione, dove i mafiosi facevano pagare ai commercianti il pizzo, i commercianti denunciano tutti nella fase delle indagini preliminari. Appena questo processo arriva al dibattimento, tutti i commercianti ritrattano le accuse che vanno fatte, tutti, tranne uno. Chi era quest'uno che ha confermato le accuse? Presidente, viene da ridere, ma è così. Un commerciante cinese. Perché racconto questo? Perché il povero commerciante cinese, che ha fatto sicuramente il suo dovere, evidentemente non conosce l'associazione mafiosa, come dire, l'effetto intimidatorio che si esplica pure nella componente numerica, quindi anche se cambia città lo vanno a prendere, non sospetta, come avviene in molti casi, che l'indomani mattina trova la macchina bruciata sotto casa, e quindi da grande persona per bene e senso civico ha confermato non ponendosi questi problemi. Questo è per fare capire il clima ambientale a volte in cui si celebrano i processi al sud. Ma comunque, vado avanti. Ritorniamo a Rosario Livatino. Allora, premetto che Rosario era un collega più grande di me, almeno c'erano 8 anni di differenza come carriera, e credo che sì, era più grande di me, quindi sia come età cronologica, sia come età professionale. Io arrivo ad Agrigento, sono uditore, devo dire imbranato, perché quando uno arriva sul posto, essendo il concetto, come tutti quelli che prendono diciamo servizio il primo giorno e quindi sono un po' stralunati perché non conoscono né ambiente di lavoro né colleghi. Non ricordo se qualcuno me lo presentò, venne lui a presentarsi. Però devo dire che la prima impressione, la mia fotografia è la seguente. L'impressione è stata positiva. E ho avuto subito l'impressione di trovarmi davanti una persona, come devo dire, distinta, ben vestita, giacca e cravatta, inappuntabile. Avrò modo di apprendere, di vedere con i miei occhi che negli anni successivi non ho mai visto Rosario con un maglioncino, una maglietta estiva, ma dico neanche d'estate. Inutile dire che il tribunale mancava l'aria condizionata, ma Presidente mi creda, quando nella costa sud della Sicilia tira il venticello del Sara, era stato calamità naturale, no? Mai visto Rosario con una maglietta. Devo dire che quindi questa persona distinta, tra l'altro mi permette una considerazione mia, devo dire anche un bel ragazzo, basta vedere i lineamenti come dire regolari del viso, non dico di paragonarli con quelli dei killer, perché quindi immediatamente congratulazioni per l'arrivo in tribunale, per la nuova esperienza lavorativa. Da quelle poche parole che ci siamo detti ho capito che era un ragazzo riservato,
timido. Perché secondo me riservatezza e timidezza poi sono i due lati della stessa medaglia. Insomma, dico, per dirla in una parola, era una persona che aveva un suo stile di signorilità che poi alla fine lo rendeva simpatico a tutti i colleghi, simpatico, affabile. Della preparazione poi parlo dopo, quando... Quindi questa è la fotografia che io ho di Rosario. Ora, aneddoti sul Livatino ce ne sono tanti. Alcuni sono aneddoti insignificanti, spaccati di vita comune in tribunale. Aggiungo che Rosario, tra l'altro, giusto non vorrei che apparisse ai terzi come Musone, a volte scherzava. Battute poche, ma significative e al punto giusto. Ricordo sicuramente che in camera di consiglio, tra una discussione di diritto e l'altra, diciamo, qualche risata c'è stata pure. Dico questo per dare a tutti l'impressione di una persona normale. E una cosa che vorrei ricordare è che, per esempio, nella sua attività lavorativa, Rosario era puntualissima al lavoro, ogni giorno arrivava alle ore 8 di mattina. Forse gli altri colleghi erano un pochettino più poltroni, però voglio precisare. Un giudice all'udienza o alle 9 o alle 10 per me è più che sufficiente se arrivare un quarto d'ora prima e ci siamo. Rosario invece era puntualissimo, ogni giorno arrivava alle 8, sia che l'udienza iniziasse alle 9, sia che iniziasse alle 12. Un suo stile di vita, un suo modo di lavorare, insomma. E allora abbiamo saputo, post mortem, e questo per sottolineare la sua riservatezza, che lui arrivava in tribunale e si raccoglieva in preghiera in una chiesa che c'era accanto al vecchio tribunale di Agrigento, mi pare che la chiesa di San Giuseppe. Quindi lui andava in chiesa, si raccoglieva e poi iniziava la sua attività lavorativa. Perché dico la riservatezza? Noi di questo episodio che io vi sto raccontando, noi colleghi, non abbiamo mai saputo nulla. L'abbiamo saputo post mortem perché il parroco della chiesa ce lo venne a raccontare. Quindi non solo lui non raccontava quello che faceva, ma noi colleghi non ce ne eravamo mai accorti. Dico questo per sottolineare la sua religiosità. Dico poi, anche io sono religioso, io ho fatto il liceo al Don Bosco, quindi sono religioso, però poi alla fine mi rendo conto che faccio il religioso della domenica. Forse delle feste comandate, non lo so, in base agli impegni che ora si hanno. Rosario invece era ogni giorno pregava, e questo per questo suo modo di fare, che comunque conosciamo, questo non devo aggiungerlo io. Vado avanti. Vita in tribunale. E a un certo punto della mattinata, credo come dico, facciamo tutti, a un certo punto si interrompe e si va a prendere il caffè a metà mattinata. Ebbene, Rosario non fumava, non l'ho mai visto bere nelle cene conviviali, eccetera, eccetera. Tra le tante cose, non prendeva caffè. Lui scendevamo. Interrompevamo l'udienza alla Camera di Consiglio e Rosario beveva un bicchiere di latte bianco, nonostante le insistenze. Una mia considerazione, che può lasciare il tempo che trova, ma lo penso io, a mio avviso, cioè, Rosario non è che non beveva caffè perché stava male, stava benissimo, era sano come un pesce. Io secondo me lui non beveva il caffè, così come non fumava, perché anche il caffè secondo me lo riteneva un vizio che non
che non bisognava coltivare. Dico, è una mia sensazione, ma non lo potrebbe confermare lui. E questo dà l'idea, e lo racconto, per la sua, come dire, educazione alimentare e per la rigorosità nei suoi comportamenti. Ricordo con dolore, questo lo sottolineo, che il giorno che morì noi eravamo all'obitorio perché intanto il corpo l'avevano portato là e poi perché arrivarono immediatamente le autorità del tempo, ricordo che venne Craxi, l'onorevole Martelli e quindi noi eravamo là che stavamo aspettando. E allora nel frattempo, appunto, come ho anche detto nell'episodio che ho raccontato poc'anzi, il medico legale finisce di fare l'autopsia. E allora, uscendo, diciamo, da quella sala, dice, quasi per fare un complimento alla salma e per dire qualche cosa, poi non so cosa noi ci aspettassimo, che cosa dovevamo sapere, disse, dice, incredibile. Ho trovato che aveva il fegato pulito come quello di un bambino. Racconto ciò per dire come il collega doveva essere disciplinato pure dal punto di vista alimentare. Dico che io ricollego al fatto che, per esempio, noi lo vedevamo non prendere caffè durante le ore di lavoro. Tribunale. Devo dire, quindi un rigore nelle sue abitudini. Devo dire che in camera di consiglio, come ho avuto modo di apprezzare poi successivamente nel corso degli anni, Rosario era preparatissimo. Ma non lo dico ora, post mortem, vi spiego perché era preparatissimo. Quando relazionava, voi sapete che in Camera di Consiglio c'è un relatore che sostanzialmente è la sintesi dei fatti principali che sta dentro il processo. Dice, come ti accorgevi tu che era preparato? E perché dopo la relazione, se qualcuno chiedeva qualcosa che lui non aveva detto, ma questo c'è, questo non c'è, questo l'hai letto, questa situazione com'è? Lui rispondeva, cioè praticamente come se un pianoforte che tocchi il tasto. Dal che evidentemente si capiva che oltre alla preparazione giuridica di base, quel processo, cioè praticamente l'aveva girato, rigirato e lo conosceva sostanzialmente a memoria. Questa sua, come dire, diligenza, tra l'altro, io credo che tutti la possiate apprezzare vedendo i provvedimenti che lui ha scritto a mano. Erano ancora i tempi in cui appunto le sentenze si scrivevano a mano. Il computer era arrivato, diciamo, in quel periodo, ma non tutti ancora si erano, come dire, attrezzati per utilizzarlo. Io vi ricordo che il primo computer che arrivò, ma oramai siamo a museo dell'informatica, erano quelle macchine ingombrantissime che utilizzavano il sistema, non so se qua qualcuno lo ricorda, MS-DOS 1, che era una cosa incredibilmente, ora lo possiamo dire, arcaica. E allora, Rosario, lo potete vedere tutti nei provvedimenti che ha scritto, aveva questa grafia precisissima, io la direi quasi barocca. Non sono io un perito calligrafo, ma per esperienza di perizie che io ho preso da altri processi posso dire solamente una cosa. Se voi vedete alcune parole, c'è un distacco, per esempio, nei dittonghi tra una lettera e l'altra, e questo significa che chi scrive pensa. Cioè, quindi non va giù di getto. Quelle camere di consiglio di quei provvedimenti che io ho visti in archivio, evidentemente io dico, ammesso che
dopo 31 anni ricordo come andarono, impossibile, dico, anche se li ricordassi non potrei dirlo perché sono comunque vincolata al segreto istruttorio. E una cosa però la posso dire, tutti quei provvedimenti, ne ho visti una ventina, anche con altri colleghi, perché c'era la Presidente Maria Agnello, Presidente di eccezionale, poi io ragazzino, per me era Presidente e mamma contemporaneamente. E poi c'era Luisa Turco. Dunque, quei provvedimenti, almeno quando io ero in Camera di Consiglio, sono stati decisi tutti all'unanimità. Non ricordo mai una volta con Rosario e viceversa, quando il relatore era io, che ci sono stati dissensi nel diciamo, prendere la decisione. Dico ciò, questo glielo posso dire, perché voi dovete sapere che in Camera di Consiglio, se un giudice dissente, si fa un verbale. Si firma, si piega, si mette in una busta che si consegna al cancelliere e si mette in cassaforte. Di questi provvedimenti che voi avete qua, buste dove si intuisce che un terzo si è, come dire, dissociato, non esistono. Quindi io non lo ricordo, ma sicuramente quei provvedimenti passarono tutti all'unanimità. Mai un disaccordo con Rosario e viceversa. E questo per. Che riguardava la preparazione. Per quanto riguarda la sua indipendenza, Rosario partecipava a tutte, dico tutte, le riunioni dell'ANM. L'ANM, chiarisco, è il sindacato dei magistrati, dove quindi si discute un po' di tutto. E allora Rosario partecipava giustamente a tutte le riunioni perché era interessantissimo, ma non si è mai iscritto, non si è mai iscritto perché non poteva sopportare che qualcuno pensasse che l'iscrizione all'ANM comportasse l'iscrizione a una corrente e che quindi appartenendo a una corrente qualcuno potesse pensare che lui sposasse le idee politiche di qualche partito. E quindi, dico, più indipendente di così si muove, pure interessandosi ai problemi di categoria, però si teneva distaccato. Un'altra cosa che vorrei dire, poi vado a concludere, tranne che non ci sono domande particolari. Tra l'altro non è una novità, perché tempo fa hanno fatto un film intitolato Il giudice e il ragazzino, ma molto tempo fa, che io ricordo ai tempi vidi, però non mi piacque perché molte scene non erano aderenti alla realtà. E quindi in questo film la scena si vede. Dico, Rosario a un certo punto, quando io ero là, si è fidanzato, si può dire, sì. Dico, lo ritengo una cosa, perché lo racconto? Per fare capire la normalità della persona che a un certo punto della sua vita decide di condividere con una compagna le sue esperienze di vita. Dico solo, certo poi questo fidanzamento non lo so, visto l'esito finale che Rosario ha avuto, certo. Dico solo per correggere il film. Che non era un'avvocatessa, era una professionista di Agrigento, di cui io non dico il nome perché non è giusto, credo che sia ancora vivente. Ma io racconto questo episodio perché volevo dire questo: quando noi l'abbiamo saputo, noi colleghi, tutti i colleghi del Tribunale eravamo contentissimi, anzi. Non vedevamo l'ora, quasi scherzando, dico fra poco, dice Rosario, ci invita alla festa di fidanzamento, quindi mangiamo confetti, pasticcini e quant'altro. Eravamo tutti contentissimi. E quindi, ripeto, ho raccontato questo episodio non per fare gossip, solamente per far capire che era una persona normalissima.
qualora dovessero esserci dubbi, una persona che non aveva un carattere perché rideva e faceva la battuta. Aggiungo l'ultima cosa, mi dispiace tanto nell'episodio che ho raccontato prima, perché quella macchina sforacchiata, dico, fa pensare. Dico, qua andiamo nel campo, come dire, delle tutele, delle guardie del corpo, per carità. Anche se Rosario avesse avuto il carabiniere accanto, sarebbe successo assolutamente, l'esito sarebbe stato lo stesso. Perché abbiamo tanti casi che si sono verificati, me ne viene qualcuno a mente, Pio La Torre, che è morto. Oppure la Guardia del Corpo, mi viene in mente Cesare Terranova, che ha fatto parte di questa commissione, che è stato ucciso lui e il carabiniere. Perché là il problema era quello non tanto della tutela del carabiniere che ti viene dietro, che lascia il tempo che trova, là il problema era quello della macchina blindata. E allora? Io quando ho fatto l'uditore a Palermo ed ero con Paolo Borsellino. Perché con la famiglia Borsellino, la mia famiglia, c'erano dei rapporti di amicizia, quindi addirittura io ero con lui prima ancora che prendessi servizio come uditore giudiziario. E ricordo che a Palermo il pool antimafia le macchine blindate le aveva. L'aveva Borsellino, l'aveva Guarnotta, l'aveva Di Lello, poi c'era Caponnetto, l'avevano tutti. Ad Agrigento macchine blindate non ce n'erano, anzi vorrei ricordare. E qualche collega più anziano di me lo ricorda di sicuro, che quando si pose il problema delle scorte, qualcuno al ministero ci propose la 24 ore blindata. C'era la 24 ore, quindi c'era questa 24 ore, perché il periodo qual è? Anni 80, quando le Brigate Rosse cominciano a gambizzare le persone. E allora il ministero, presidente, propose la valigetta blindata, quindi se uno ti sparavano di sopra con questa 24 ore in teoria dovevi, diciamo, parare i colpi. E arrivò, dico, per carità, stiamo parlando, attenzione, io non è che voglio raccontare una barzelletta, stiamo parlando di 31 anni fa, quando anche si pose 31 anni fa il problema, come dire, di sicurezza, di magistrati, di politici, di uomini delle istituzioni. Agli inizi era questa. Poi, quando arrivò, perché a me l'hanno raccontato, non l'ho visto, arrivò un ciclostile, dove alla lettera A c'era, dice, cosa vuole il magistrato per la protezione? E c'è, lettera A, valigetta blindata. Lettera B, mi pare che era ombrello paracolpi. Cioè, uno camminava con l'ombrello, casomai qualcuno sparava di sopra, prima di questo ombrello di parlare. Il presidente Grasso giustamente mi guarda e concorda. Al terzo posto c'era l'impermeabile blindato. Che io ne ho trovato qualcuno che ancora come. Cioè, uno si metteva questo impermeabile, sembrava imbalsamato, che non si poteva muovere, perché ovviamente era. Non ricordo, ritornando a Rosario, che al tribunale di Agrigento esistessero macchine blindate, tant'è vero che lo stesso Rosario disse, dice, io la scorta non la voglio perché non voglio eventualmente qualcuno muore con me. Non so, però, se ad Agrigento era possibile, come dire, recuperare una macchina blindata. Mi avvio alla conclusione, perché poi se c'è qualcuno che magari vuole chiedere mi ricorda qualche cosa. Mi faccio io la domanda, come se me l'aveste fatta voi. Cosa ti ha insegnato nella vita un'esperienza del genere? Devo dire tanto. Nel senso che, innanzitutto, non auguro a nessuno di vivere un'esperienza simile. Mi ha insegnato tanto professionalmente, senz'altro. Ma evidentemente il mio rapporto di colleganza con Rosario
è stato poco, penso, presumo, che se avessi continuato comunque con lui sicuramente avrei appreso molto, ma molto di più. Come persona, evidentemente tanto. E allora dico queste manifestazioni, queste ricorrenze, questi anniversari, che sono per carità bellissimi, servono per non dimenticare, serve per ricordare la memoria di chi c'è stato accanto, ma dico a queste, come dire, celebrazioni. Dico, noi tra l'altro, il presidente a Palermo, di morti ne abbiamo avuti tanti, quindi dico, oltre, come dire, agli anniversari, poi, come dire, dietro c'è, che so, il dibattito, c'è l'incontro, la situazione giuridica. Abbiamo messo dentro anche a volte qualche partita di calcio per beneficenza. Noi in Sicilia siamo così, perché prendiamo, copiamo da Enea, quando sbarcò a Trapani fece i giochi in onore del padre Anchise, quindi noi, bene o male, copiamo. Io però penso che Rosario, al di là di tutte le manifestazioni, di tutte le celebrazioni, come dire, vada ricordato ogni giorno con la stessa, come dire, tensione ideale, cioè la semplicità e l'attaccamento al lavoro, con il quale lui è andato incontro alla morte, perché altrimenti il suo sacrificio resterà lettera morta. Grazie, se avete qualche domanda. Sono a vostra disposizione. Grazie a lei, dottor Tricoli. Presidente Grasso, mi sollecitano la relazione Sì, perché. ecco, io cercherò di Aspetti un essere. attimo, prego, deputata Ferro. La Commissione antimafia, in occasione della beatificazione che ha avuto luogo appunto, il 9 maggio 2021, vuole valorizzare il profilo di magistrato giudicante, requirente appunto, di Rosario di Livatino. E proprio perciò, in questa relazione, si vuole tentare di ricostruire il clima che segnava la provincia agrigentina in quegli anni. E per un contributo alla ricostruzione storica, la Commissione antimafia ha deciso di pubblicare, oltre ai più rilevanti provvedimenti di prevenzione personale e patrimoniale messi da Rosario Livatino, anche il resoconto stenografico relativo ad una missione svolta dalla stessa Commissione antimafia agrigente il 21 maggio del 1990, quindi pochi mesi prima dell'assassinio, e anche la pubblicazione della relazione intitolata Problematiche connesse al fenomeno mafioso della prefettura di Agrigento, alla cui stesura come consulente di allora ho contribuito anch'io. Ed è stata depositata il 29 luglio del 1991, quindi un mese prima circa della sua uccisione. È una relazione composita che tratteggia proprio quegli elementi generali del quadro criminale che si presentava allora alle forze di pubblica sicurezza nell'estate del 91. E si sofferma anche sulla profanazione poi della tomba del giudice Livatino. Mi sono sbagliato perché consegnando nel 91 è circa un anno dopo, non Il 90. no, la sua 21 settembre 90 la sua uccisione. La relazione è stata consegnata il 29 luglio del 91 e c'era anche il fatto rappresentato della profanazione della sua tomba. Sono stati pubblicati anche quindi, i verbali tenuti dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenuti dalla Prefettura di Agrigento per mettere in risalto la valenza storica del contributo dato come requirente, come PM da Rosario Livatino, anche la sentenza del Tribunale Agrigento contro Ferro Antonio più 43, 44. che
che il primo più 44, il primo processo alla mafia di Agrigento dopo quelle che erano state la collaborazione di alcuni appunto pentiti, tra cui Buscetta, Contorno, Calderone, Marino Mannoia, eccetera. E quindi si tratta di un complesso di documenti che dà non solo atto del contesto criminale in cui maturò questo barbaro omicidio, ma anche delle difficoltà che sono anche state rappresentate da coloro che sono stati appena auditi nell'interpretare questo salto di qualità della capacità criminale di compagini come la Stidda, che erano assolutamente sconosciute, e c'erano degli omicidi di cui non si capiva completamente niente in quel momento. E quindi la relazione si sofferma quindi analiticamente sul contesto storico criminale, sul ruolo e le funzioni svolte da Rosario Livatino e sui provvedimenti che contengono ciascuno e sono stati prelevati per ciascuno per tipologia di misure di prevenzione previste dalla legislazione allora in vigore. L'auspicio della Commissione è quello di offrire dunque un quadro integrato sull'opera di uno straordinario magistrato nel contesto storico, cui vorrei dare anche questo quadro un contributo personale, perché resti agli atti della Commissione, perché quel 21 settembre del 1990 la notizia dell'uccisione di Rosario Livatino mi giunse proprio mentre mi trovavo a Roma, nei locali di questa Commissione parlamentare antimafia, dove ero consulente come magistrato a tempo pieno. E io tornai immediatamente a Palermo, raggiunsi in procura Giovanni Falcone, già insediatosi come procuratore aggiunto, e insieme, addolorati e sgomenti, cercammo di comprendere le ragioni di quel vile attentato. Sapevamo che nella veste appunto di magistrato del pubblico ministero si era occupato di quella rilevante indagine sulla mafia agrigentina che aveva portato alla condanna di molti mafiosi. Riferì a Falcone che avevo incontrato a maggio, in occasione proprio della visita della missione della Commissione Antimafia, avevo incontrato Rosario Livatino presso il Tribunale di Agrigento e gli informai anche Falcone che da circa un anno era passato come giudice allo stesso Tribunale e, come abbiamo avuto confermato, era stato destinato alle cause civili, ma per le note carenze di magistrati talvolta integrava e il collegio penale e si occupava a tempo pieno di misure di prevenzione e confische di beni. Il giorno dopo, insieme a Falcone, mi recai ai funerali celebratesi a Canicattì presso la Basilica di Sant'Andrea e ho ricordi vividi di quel momento. La bara portata a spalla dai suoi colleghi, deposta in chiesa, avvolta dalla toga e dal tricolore, coperta di fiori, accanto in piedi sei magistrati in toga, tra cui forse qualcuno presente, non ricordo. Ero immediatamente dietro. Dietro c'erano anche due corazzieri inviati dal Presidente della Repubblica. E una forte ondata di emozione pervase il paese che solo in quel momento scoprì la storia di un uomo buono, la sua vita di un giudice rigoroso e schivo, il suo volto pulito, tanto che diventò per tutti e sarà per sempre il giudice ragazzino. È importante ricordare quanto fosse pesante in quel momento l'atmosfera in Sicilia, perché emerge con ancora più forza il suo coraggio e il suo diventare, suo malgrado, un martire. La guerra di mafia scatenata a Palermo dai corleonesi di Rina aveva provocato un indebolimento di Cosa Nostra anche in altre province siciliane e quindi favorito, lo abbiamo capito dopo, la formazione attorno ai mafiosi messi fuori famiglia o delle fazioni perdenti di nuovi gruppi criminali denominati Stidda, Stella in italiano, con l'obiettivo di soppiantare attraverso una violenta e serrata opera di sterminio le famiglie di Cosa Nostra locali. Come era emerso dal sopralluogo della Commissione Antimafia, il territorio presidiato da un drappello di magistrati e forze dell'ordine assolutamente inadeguato era abbandonato alle scorribande delle squadre della morte, al punto che gli abitanti avevano attuato una sorta di spontaneo coprifuoco per paura di essere coinvolti
nei numerosi scontri armati. Grazie all'immediata collaborazione di un testimone oculare, Pietro Nava, agente di commercio lombardo, che sarà costretto per la sua sicurezza a abbandonare il lavoro, ad emigrare all'estero, le indagini e 3 processi susseguitisi negli anni hanno fatto piena luce sulle cause, sui mandanti, sugli esecutori del suo eccidio. Qualcuno, appunto, come è stato detto, ha anche collaborato e abbiamo dalla sua voce le frasi che pronunziò poco prima di essere ucciso, quella domanda fatta da chi aveva la consapevolezza di aver agito secondo legge e coscienza. Picciotti, cosa vi ho fatto? Che il presidente Mattovano ci ha riferito, e la risposta fu un colpo di grazia alla testa. Questo la sua profonda conoscenza della provincia agrigentina, in particolare della cittadina di Canicattì, divenuta centro di importanti interessi, dove abbiamo appreso viveva accanto a mafiosi che era stato chiamato a giudicare, come Ferro Antonio. Il suo attento studio, il rigoroso approfondimento dei fatti processuali, il suo ben noto coraggio di assumere decisioni rigorose e adeguate alla pericolosità dei soggetti sottoposti alla sua valutazione lo avevano reso un avversario estremamente temibile, sia per le pesanti condanne che aveva inflitto che per le numerose misure di prevenzione e di confisca dei beni che aveva dapprima proposto come PM e poi irrogato come giudice. A torto lo ritennero meno severo nei confronti dei mafiosi di Cosa Nostra e quindi nemico dei pericolosi gruppi emergenti e quindi ostacolo all'attuazione dell'ambizioso progetto che essi perseguivano di sostituire Cosa Nostra locale. Un'eliminazione la sua da attuarsi quindi come un gesto esemplare, compiuta da killer di Palma di Montechiaro e di Canicattì, quale espressione della lotta congiunta a Cosa Nostra da parte di questi stillari, a un tempo come mezzo per dimostrare a Cosa Nostra, con l'uccisione di un giudice, la forza criminale dei gruppi emergenti, appunto la Stidda. È indicativo l'episodio raccontato da uno dei mandanti del suo omicidio, l'episodio che riguarda tale Vincenzo Collura della Stidda di Canicattì, memore del gravoso provvedimento della confisca dei beni applicatogli da Livatino, non pago della sua efferata eliminazione, si vantava nell'ambito criminale di essere lui l'autore della spregevole profanazione della tomba del giudice effettivamente commessa nella notte tra il 22 e il 23 aprile del 1991. Per capire chi fosse realmente Rosario Livatino si può partire da un particolare che è noto. Su una pagina della sua agenda, ma anche su altri scritti, è stata trovata una piccola croce e la sigla S.T.D. Le 3 lettere furono un vero rompicapo all'inizio delle indagini. La spiegazione si trovò nel titolo della sua tesi di laurea e nella sua fede. Con quella sigla sub tutela Dei, Rosario invocava l'assistenza divina nella sua quotidiana opera di giudice, avendo del suo ruolo un'altissima considerazione, fedeltà alla legge, alla propria coscienza, impegno nella preparazione professionale e nella cura delle decisioni, rigorosa condotta di vita, abbiamo avuto delle testimonianze dirette, serietà, equilibrio, responsabilità, umanità, qualità di cui ancora oggi la magistratura dovrebbe dare testimonianza quotidiana per togliersi da quell'ombra di sistema correntizio e di potere politico, mediatico, giudiziario che a causa del comportamento di alcuni suoi componenti infanga la credibilità di un'intera categoria. È necessario, contro ogni tentativo contrario e strumentale, riacquistare quella credibilità che giustifichi l'indipendenza della magistratura non come un privilegio di casta, ma come servizio, come tutela e garanzia per i cittadini. Giovanni Paolo II, dopo aver tenuto con tenerezza tra le sue mani le mani della mamma e consolato il padre per la solitudine causata dalla perdita violenta del loro giovane, unico figlio, definì Livatino un martire della giustizia e indirettamente della fede. Colpito da quell'incontro nella Valle dei Templi, abbandonando il discorso ufficiale, lanciò il suo grido di dolore contro la mafia
invitando i mafiosi a non calpestare il diritto divino alla vita e a convertirsi. Ho avuto il privilegio di partecipare a Canicattì, nella basilica dedicata a San Diego, alle sue esequie, e pochi giorni fa nella cattedrale di Agrigento alla cerimonia della sua beatificazione. E spero risuonino nei cuori e nelle coscienze di tutti le sue parole sempre attuali. Non vi sarà chiesto se siete stati credenti, ma credibili. Rosario Livatino, il giudice ragazzino, l'uomo giusto, il beato. Grazie. Grazie, senatore Grasso. Do adesso la parola al deputato Cantalamessa. Grazie Presidente, grazie anche al Presidente Mantovano e al Presidente Tricoli per le loro esposizioni dell'altra volta e di oggi finali. Un grazie alle dottoresse Di Domenico e Zuin e al colonnello Solazzo per il contributo per la stesura di questa relazione. Io avevo 22 anni quando morì il giudice Livatino, quindi ho dei ricordi, ma ho studiato, sono andato a leggere qualcosa sul giudice Livatino in questi giorni, ho segnato qualche appunto. Rosario Livatino entra in magistratura all'età di 26 anni, il 18 luglio del 78. Ho prestato giuramento da oggi, quindi sono in magistratura, che Dio mi accompagni e mi aiuti a rispettare il giuramento e a comportarmi nel modo che l'educazione e che i miei genitori mi hanno impartito esige. Così scrive nel suo diario a memoria del suo battesimo nella magistratura. Parola che sembrano ammonire ognuno di noi. Rosario Livatino non è solo un eroe civile, ma è anche un testimone della coerenza tra fede e storia. Infatti, il Papa lo ha definito martire della giustizia e della fede, come ricordava prima il senatore Grasso. Testimone laico e credente che ha infuso soprattutto nei giovani fiducia, speranza e una cultura alta e altra rispetto alla non cultura di sopraffazione, morte e egoismo della criminalità organizzata. Le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, le inchieste di Tangentopoli, hanno avuto l'effetto di svelare da un lato le potenzialità e l'aggressività della mafia siciliana, da molti sino ad allora sottovalutata e o ignorata, dall'altro la capillare diffusione della corruzione nel nostro sistema politico-economico. Rosario Angelo Livatino è stato un antesignano, profeta di un tempo di lì a breve da venire e che non è ancora concluso. Saranno infatti cambiati usi, costumi, simboli e stili, ma le mafie sono ben lontane dal dirsi sconfitte. Nuove generazioni criminali sono cresciute adattandosi ai cambiamenti del sistema e tornando a tessere le trame della loro strategia. Nel 2018 Transparency International, un'organizzazione non governativa con sede a Berlino, ha collocato l'Italia come fanalino di coda tra i paesi dell'Unione Europea e alla 57esima posizione nella graduatoria mondiale alle spalle del Ruanda e della Namibia per corruzione, il che la dice lunga sull'opinione che la popolazione e gli operatori economici hanno del nostro paese, ma soprattutto su quel che il beato Livatino aveva intuito e che Giovanni Falcone inizierà a delineare prima di essere anche egli ucciso. Il giudice ragazzino aveva intravisto sin dai primi vagiti della sua carriera professionale come la corruzione non si riduce al semplice malaffare politico-amministrativo, ma allo strumento attraverso cui si facilitano i grandi fenomeni criminali come la prostituzione, lo spaccio di stupefacenti, il commercio internazionale degli organi umani e così via. Questo rapporto tra il grande crimine organizzato e la corruzione, reato silenzioso e invisibile, non viene spesso evidenziato. Il giudice ragazzino era stato capace di presagire ogni cosa. Nella sua attività di Rosario Livatino si era occupato infatti anche di quella che poi sarebbe esplosa come la Tangentopoli siciliana, utilizzando tra i primi lo strumento della confisca dei beni ai mafiosi. La vita di Rosario Livatino trasuda in particolare di quei distillati della formazione culturale e spirituale ricevuta. Il forte senso di dignità corrispondente al suo essere erede di quella millenaria tradizione di pensiero cattolico che lo spinge ad essere uno spirito veramente libero, riflessivo e critico. Mi ha colpito che i suoi amici lo chiamavano 101 anni per sottolineare la saggezza incompatibile con la sua giovane età. E poi quell'umiltà autentica di chi sa che la ricerca della verità comporta uno sforzo quotidiano e soprattutto mai definitivo. Pur in un contesto così deprimente, dove la pressione mafiosa incombeva fin sull'uscio di casa, Livatino rimase aggrappato a quel che sapeva essere una missione, servire la giustizia.
Non erano anni facili, come ricordavano il dottor Mantovano e anche il dottor Grasso prima. Tra l'81 e l'84 in Sicilia vi era un violento conflitto interno all'organizzazione che si concluse con l'affermazione della fazione capeggiata da Salvatore Riina, egemonia che si impose attraverso lo sterminio dei tradizionali rappresentanti dell'aristocrazia criminale palermitana. La preoccupazione per il diffondersi degli omicidi era oggetto dell'audizione di alcuni rappresentanti della magistratura inquirente di Agrigento. Il comitato agrigentino, che si riuniva con notevole frequenza dall'86-88, affrontava le difficoltà connesse alle carenze di organico e di personale delle forze di polizia presenti sul territorio, corsi e ricorsi storici aggiungerei, e all'esigenza di tutela dei magistrati impegnati nel contrasto alle criminalità e quindi alle necessità di fornire una pronta risposta da parte dello Stato. Non solo in quei luoghi ormai diventati tradizionali per la presenza di Cosa Nostra, ma anche, come già ricordato, nella provincia di Agrigento. Così come è stato già ricordato che Rosario Livatino conosceva bene quel territorio e nell'ambito del processo Ferrantonio più 43, che fu la sua prima rilevante indagine sulla mafia. Ne è dimostrazione il decreto applicativo della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza di confisca dei beni che Livatino emise nei confronti di Vincenzo Collura e mostrò quindi subito di comprendere il valore in termini di criminali dei rapporti del proposto, ma soprattutto dimostrò il suo essere visionario nelle indagini. È urgente e importante ricordare che uno dei motivi che ha portato all'uccisione di Livatino è stata la pena comminata oltre il minimo edittale in un processo per violazione delle leggi sulle armi a carico di Giovanni Calafato, Antonio Gallea e Santo Rinaldo, tutti appartenenti alla Stidda e i primi due riconosciuti quali mandanti e organizzatori del suo omicidio. Non era stato ancora introdotto il regime ex articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario, che sarà previsto solo nel 92, proprio sulla consapevolezza della necessità di recidere durante la detenzione carceraria i collegamenti tra boss mafiosi e quanti sono fuori, collegamenti che consentivano e ancora oggi purtroppo troppo spesso consentono di trasmettere ordini, di verificarne la correttezza, la corretta esecuzione e di mantenere il controllo dell'associazione criminale. L'omicidio del giudice Ragazzino venne ideato e deciso proprio attraverso la comunicazione tra boss detenuti e gli affiliati in libertà. Antonio Gallea, capo della Stidda di Nicattì, era detenuto nel carcere di Agrigento con Giovanni Calafato, capo della Stidda di Palmi di Montechiaro. Come possiamo immaginare oggi di addirittura di modificare e andare a cancellare il 41 bis? La Commissione Antimafia già nel 1985 si interrogava su come rendere ancora più efficace il dispositivo di prevenzione e se lo domandava anche Livatino. Così come va ricordato e sottolineato come la DDA di Palermo il 30 giugno del 2021 emetteva nei confronti di Antonio Gallea, mandante dell'omicidio di Livatino, un provvedimento di fermo di indiziato di delitto. Sapete tutti meglio di me che in estrema sintesi Antonio Gallea con Santo Rinaldo veniva ammesso alla semilibertà, uno al quale il Tribunale di Sorveglianza di Napoli nel 2015 riteneva impossibile la collaborazione essendo accertati tutti i reati da lui commessi e che sfruttando la normativa premiale è stato promotore e riorganizzatore della Stidda nell'Agrigentino ricostruendo le medesime dinamiche a distanza di 25 anni. Livatino applicò a Giovanni Anzalone e ai fratelli Scrofani di Palma e Montechiaro la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in più regioni, misura proposta anche nei confronti di Giuseppe Calafato, Gaspare Calafato e Francesco Allegro e che avrebbe dovuto essere decisa la mattina del 21 settembre del 90. Ma la storia ci ha raccontato poi cosa è successo quella mattina. Una mattina che annunciava il mite autunno siciliano, quando Livatino, riposti nella borsa i fascicoli processuali su cui aveva lavorato fino a tarda notte, si avviava verso il tribunale di Agrigento a bordo della sua Ford Fiesta Rosso Amaranto. Quel giorno avrebbe potuto essere in ferie e invece, come dicevo all'inizio, il suo carattere sarà il suo destino. Con la sigla, come ricordato dal Presidente Mantovano e dal Presidente Grasso, sub tutela dei, Rosario Livatino invocava l'assistenza divina nella sua quotidiana opera di giudice, che non mancherà e che resisterà anche il giorno del suo omicidio. Cifra dell'indipendenza sana da ogni corrente che diventerà il fondamento del suo essere magistrato.
Rosario Cirlivatino ci ha insegnato che le frasi di circostanza e la polvere nascosto sotto il tappeto possono ricordare solo quello delle golf poco professionali. L'illusione di una casa linda e pinta dura sempre poco. E questo richiamo ad un eroe integerrimo del passato che è stato il beato Livatino non resti vuoto nel migliore dei casi né mendace nel peggiore. Il giudice ragazzino, con il sacrificio della sua vita, ha indicato la via. Se un sistema è malato, la sua rifondazione non può essere affidata solo alle parole, ma a una rivoluzione mentale che deve investire tutto l'ordine. Il compito del magistrato è e rimane quello fondamentale in ogni paese democratico di applicare le leggi che la società si dà attraverso le proprie istituzioni. Il giudice non può e non deve essere un protagonista occulto dei cambiamenti sociali e politici. Vi è il rischio che i giudici presentino all'opinione pubblica l'immagine di una giustizia parziale, fiancheggiatrice di un partito politico o di un gruppo di potere pubblico o privato. Certo, non è impossibile impedire al giudice di avere un proprio convincimento su temi fondamentali della nostra convivenza. Essenziale però che la decisione non sia il portato della collocazione del giudice nell'area di questo o di quel gruppo politico. Bene si è detto quando è stato osservato che il giudice, oltre che essere, deve anche apparire indipendente. L'indipendenza del giudice, infatti, non è solo nella propria coscienza, nell'incessante libertà morale, nella fedeltà ai principi, nella sua capacità di sacrificio, nella credibilità che riesce a conquistarsi con le sue decisioni. L'indipendenza del giudice è anche nella sua moralità, nella sua trasparenza, nella trasparenza della sua condotta e fuori le mura del suo ufficio. Solo se il giudice realizza in se stesso queste condizioni, la società può accettare che egli abbia su altri un potere così grande come quello che ha. Tutte queste parole sono state pronunciate dal dottor Livatino nel corso di una conferenza tenuta a Canicattì nel 1984 dal tema Il ruolo del giudice nella società che cambia. Con queste parole credo che il giudice Rosario Livatino abbia scolpito il modello del giudice non solo di ieri ma di ogni tempo. Grazie. Grazie deputato Cantalamessa. Ci sono interventi da parte dapprima della deputata Piera Aiello, poi del deputato Davide Aiello per dichiarazione di voto. Prego. Poi anche della deputata Mandaferro. Ricordo a tutti che dovendosi concludere i lavori alle 16:15 la dote più richiesta e apprezzata è certamente la sintesi. Grazie. Come cittadina, testimone di giustizia e figlia di una terra martoriata dal crimine organizzato, non posso nascondere l'emozione nel prendere parte a questa audizione, perché credo che Rosario Livatino, pur non godendo tra i giovani soprattutto della notorietà di altri servitori dello Stato morti nella lotta alla mafia, sia invece l'esempio più nitido di tutto quello che un magistrato dovrebbe essere. A volte penso che il suo volto così fanciullesco, oltre a suscitare empatia, gli abbia anche negato la giusta considerazione professionale e il riconoscimento del ruolo decisivo avuto nello sviluppo degli strumenti di lotta alla mafia introdotti dopo le stragi del 92. Vorrei quindi che la sua giovane età non gli conferisca solo una connotazione di innocenza e purezza, ma ne sottolinei invece la straordinaria capacità professionale in un momento in cui fare il magistrato e indagare sulla mafia non era una decisione semplice da prendere. Il fatto che nel giorno della sua morte girasse senza scorta dà l'idea di quanto certi pericoli fossero ancora sottovalutati. In una recente intervista è stato proprio lei, dottor Mantovano, a porre l'accento su questo. Mi permetta di riprendere le sue parole. Non poteva fruire dei pentiti, non poteva contare su un obbligatorio coordinamento di indagini, né su consistenti unità di polizia giudiziaria. Il contesto sociale nel quale viveva era ostile e omertoso, certamente non di collaborazione con le istituzioni giudiziarie. Insomma, Livatino era un giudice capace, nient'altro, talmente capace da infastidire la stida che poi decise la sua fine, ma anche innovativo, dotato di grande intuito, tanto da comprendere tra i primi l'intreccio tra corruzione e mafia, quella zona grigia in cui si incontrano crimine, imprenditoria e istituzioni che oggi rappresentano l'oggetto di interessi di ogni indagine antimafia che si rispetti. L'annuncio della beatificazione è certamente motivo di gioia per chi crede e di apprezzamento per chi non ha fede, ma anche questo rischia di relegarlo a un ricordo che non rende completa giustizia alla sua capacità. Non è un caso che
il cardinale Bassetti l'abbia definito un gigante della verità, prima ancora che della testimonianza di fede. Certamente Livatino era un giudice morale ed etico, ma il fatto che alimentasse la propria moralità con la fede, da un punto di vista laico, è un aspetto secondario. Chissà cosa avrebbe pensato degli scandali che stanno travolgendo la magistratura. Quanto mancano all'Italia di giudici, oggi di giudici come Livatino, integri, estranea a logiche correntizie, restì a rilasciare interviste, eppure così appassionati della propria materia, che in fondo resta sempre l'accertamento della verità. Concludo con l'augurio che questo momento sia solo l'inizio di un percorso che possa far conoscere la storia e il pensiero di Livatino con ancor più decisioni di quanto sia stato in passato, e che la sua figura diventi un modello per i tanti giovani che stentano a trovare una guida a cui ispirarsi. Grazie. Grazie deputata Piera Aiello, la parola a Davide Aiello. Grazie Presidente. Intanto un saluto e un ringraziamento al dottor Alberto Mantovano, al dottor Antonio Tricoli per il contributo prezioso che hanno fornito alla Commissione. Un ringraziamento va anche ai colleghi relatori della relazione, il Presidente Grasso e il collega Cantalamessa per il lavoro svolto, e ovviamente anche agli uffici che hanno lavorato su questa relazione. Coraggio, impegno, dedizione, serietà, professionalità. Sono questi i tratti distintivi che emergono con forza da questa relazione che oggi la Commissione Antimafia va ad approvare. Emerge la profonda conoscenza del territorio e delle sue dinamiche criminali da parte del giudice Rosario Livatino. Livatino, che si occupò della prima grossa indagine sulla mafia agrigentina contro i mafiosi di Agrigento, di Canicattì, di Campobello di Licata, Porto Empedocle, Questi Culiana, Ribera, Palma di Montechiaro, che si concluse nel 1997 con più di 40 condanne nei confronti degli esponenti mafiosi. Con questa relazione oggi la Commissione Antimafia concede al giudice Rosario Livatino il giusto riconoscimento per la sua carriera, per il suo contributo reale, sempre in prima linea nel contrasto alla mafia. Onore a Rosario Livatino, un uomo credente e credibile. Grazie. Grazie deputato Davide Aiello, do la parola alla deputata Wanda Ferro. Grazie Presidente Morra, ringrazio il procuratore che ovviamente ci ha informato rispetto ad un rapporto che ha visto, insomma, un percorso da quello, insomma, professionale ma anche personale vissuto con il giudice Livatino. Non ne ringraziavo il Presidente Mantovano, al quale io ho richiesto, quindi non ho messo giù nulla di scritto, perché ho voluto rileggere quella che è stata la relazione dell'altro giorno, che credo abbia, insomma, suscitato in ognuno di noi una forte emozione per una vita vissuta all'insegna della ricerca della verità, e che ovviamente a seguito di qualche giorno dalla beatificazione del giudice Livatino ho visto anche tutte, devo dire, le testate giornalistiche interessate, tutti i media che ci hanno accompagnato in questo percorso. E dico che spesso le cose magari non avvengono casualmente. La beatificazione del giudice Livatino, al quale il Presidente Antoni è anche, insomma, devo dire, un testimone di un percorso di studi, quindi di ricerca importante, che credo, insomma, abbia costruito nel tempo poi tutto ciò che abbiamo, insomma, potuto apprendere e che magari molti personalmente non conoscevamo, ma soprattutto anche quella volontà in un momento molto particolare nella nostra nazione, e quindi dico non tutto avviene per caso, probabilmente anche in un periodo in cui credo anche il Presidente Grasso ha voluto nella sua relazione sottolineare la differenza tra magistrati che in qualche modo offendono il percorso, la memoria, la testimonianza, e mi auguro che questo possa essere anche l'indice rispetto a quello che i legislatori andremo a fare, ognuno per la propria parte e dalla propria postazione, in una riforma della giustizia che ha visto il giudice Livatino, credo abbia utilizzato il Presidente questa frase, lottare a mani nude con degli strumenti inesistenti al tempo, dal 41 bis piuttosto che ovviamente la parte relativa
ai pentiti, ai testimoni, a quello che il 416 bis comunque ha implicato nel tempo come aggravante mafiosa, ma anche quell'uomo che è riuscito a compensare l'umanità nei confronti degli imputati e nello stesso tempo la ricerca della verità, a prescindere che fosse una verità testimoniata dagli atti, anche nel momento in cui con grande umiltà ha saputo riconoscere i limiti delle regole, i limiti che in qualche modo spesso hanno implicato il doversi, fra virgolette, arrendere. E allora io parto dal presupposto che tra le virtù che sono state certamente elencate, che sono state tenute in considerazione per essere insomma l'indice poi, no, in qualche modo di arrivare a questa beatificazione, ci debba essere anche la consapevolezza che in qualche modo il tema giustizia è un tema che deve essere trattato, credo, dalla politica, che debba essere trattato dai partiti, da chi ha il compito di legiferare con le stesse virtù che questo giovane uomo ha dimostrato nella sua breve carriera. Umiltà, consapevolezza che gli strumenti ti mettono in condizione di poter in qualche modo combattere una piaga importante che oggi sicuramente molti uomini di prima linea stanno combattendo, ma in un'epoca di velocità, in un'epoca in cui probabilmente spesso l'essere sotto le luci della ribalta comporta più di in qualche modo poter giungere a un risultato maggiore. Quindi io mi sento ovviamente di dire per il gruppo, insomma, qui accanto a me c'è il collega Iannone, ma anche il presidente Ciriani ci ha delegato, a dire ovviamente che da parte nostra nella dichiarazione di voto c'è la consapevolezza che un voto in qualche modo dato non alla memoria di qualcosa o di qualcuno, ma soprattutto un voto che possa suscitare quel senso di orgoglio, di onore e di appartenenza che il giudice Livatino ha dimostrato nei confronti non soltanto del fare ed essere magistrato, ma soprattutto anche nel credere che questo Paese ha bisogno di scelte coraggiose, a prescindere ovviamente dagli strumenti che ci sono. Noi siamo qui e credo con la consapevolezza, e di questo ringrazio anche il collega Cantalamessa che insomma ci ha accompagnato anche come colleghi in questa bellissima iniziativa, di non dover indietreggiare, di non dover in qualche modo consentire a niente e a nessuno che quegli strumenti che Livatino non aveva, che qualcuno ha avuto, possano essere cancellati e quindi fare un passo indietro dei 30 anni di lotta alla criminalità organizzata. Grazie. Grazie deputata Ferro. Pongo pertanto ora in votazione il documento 23, comprensivo della relazione illustrativa esposta dai commissari relatori, senator Grasso e deputato Cantalamessa. Prima di procedere però al voto, vorrei sentitamente ringraziare le magistrate che hanno svolto un lavoro prezioso di ideazione ed elaborazione del contenuto del documento, coltivando la collaborazione con la Fondazione Livatino, in continuità con quanto già avviato nel corso della precedente legislatura. Perciò a Lina Di Domenico, Barbara Zuin, al colonnello Tommaso Solazzo, ma anche ai collaboratori dell'archivio della Commissione, si deve l'analitica opera di selezione dei decreti da rendere pubblici e la stesura della prima bozza della relazione di accompagnamento degli stessi. Un sentito ringraziamento va anche al dottor Giovan Battista Tona, che ha notevolmente contribuito a farci giungere la documentazione che oggi pubblichiamo e rendiamo disponibile alla cittadinanza e agli studiosi dell'ordine giudiziario.